Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete stiamo facendo una nuova modalità competizione messa in questo nuovo DLC Lowrider. Vai, così siamo la squadra 1, siamo in 800. Ma che cavolo, ferma gli avversari e proteggi il tuo trafficante. Ok, il mio trafficante è quello verde. Non capisco niente ragazzi, guardate la minimappa, ognuno di noi ha un colore. Ferma gli avversari e proteggi il tuo trafficante. Ok, quale cavolo è il mio trafficante? Ah ok, coi colori. Aspettate, il mio trafficante è il pallino arancione. Vedete, non... Ma che cavolo. Perfetto, il mio trafficante si è messo in mani completamente sbagliate. Oh ragazzi, senza fare nulla siamo a 3. 3 checkpoint su 10 fatti. Allora, il mio trafficante sta andando avanti senza di me. Io purtroppo ero volato giù dalla scarpata. Quindi vediamo di fermarli il più in fretta possibile. Allora, questi qui sono gli altri trafficanti bastardi. Bastardo. Vabbè, quello rimane là, perfetto. Vai avanti! Ti proteggo io, trafficante! Vai avanti! Vai! Andiamo assieme! Andiamo! Dai che te li distruggo! Vai così! Ottimo, il viola è uscito fuori strada! Andiamo, 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 che siamo 3 su 10! Adesso capisco perché c'era soltanto un giro, dicevano. Il verde è esploso! Vai così, fermati. Perfetti. Controlliamo dietro. Ottimo. No, il verde sta andando. Il rosso. Guarda il mio arancione laggiù, ragazzi. Il mio arancione è potentissimo. Avanti. Bastardi. Bastardo rosso. Vedi di morire. No, anche il rosa si mette. No, ho spaccato tutto. Avanti, avanti, arancione, tu ce la puoi fare. Siamo 5 a 5 e anche il rosso è a 5. Avanti. No, bastardi. Il mio arancione deve vincere. Senza farla apposta, io non ho scelto la squadra arancione. Sapete benissimo che l'arancione lo scelgo quasi sempre. Dai, vola. Adesso blocco io. No, dove è andato? Bastardi. Buttalo di sotto, buttalo di sotto, sto qua. Ok, fatto. Quello distrutto. Perfetto. Tu rosa non prendere il rosso, vero, eh? Il rosso tanto non è con la tua squadra. O è cieco. Non ci vedeva. Ora che prendo la scia. Vai, vola di sotto. Bravo. No! Bastardi, tutti e tre. Non è possibile, non è possibile. L'unica cosa è che non vedo i vari checkpoint. Sono l'unico insurgent qua. Dai. C'è anche l'unica macchina che va a fuoco, è la mia. Ti ho preso la scia, mi dispiace se ti ho buttato fuori, ma... dovevo assolutamente fermare questi. Vai così con un colpo. No, non ne ho fermati due. Guarda qui le magie, raga. No, bastardo. Allora, questa prima modalità competizione non è che mi sia piaciuta moltissimo. Vediamo di farne subito un'altra. Ed eccoci qui con una nuova modalità competizione. Come avete letto, si chiama staffetta. Io col braccio fuori anche, davvero gangsta raga. Vai così, l'unico cabrio che non prende manco il turbo. Siamo a posto. Guarda quello quanto corre. Quanto è andato veloce. Si potevano scegliere tutti i tipi di veicoli possibili immaginabili. Io ho tenuto le muscle. Perché, boh, non so. Ma che cavolo. Ma che cavolo. Non va su. Grazie per la spianda. Grazie per la spinta, amigos. Amigos. E adesso, ecco fatto. Le muscle forse era meglio anche prendere le... guardate quegli altri che aspettano. No!
cavolo, le macchine sportive, le compatte, cioè si poteva scegliere tutto quanto. Dai, 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 con sta staffetta, dai, con sta staffetta, giro 1 di 6. Dai, così, fermati. Corri, corri, corri. Il mio compagno è quello blu, già in mezzo. Guarda che figo, raga. E noi siamo qui. Oh, perché qui ho due braccia così? Ah, ok. Vai, corri, compagno di squadra. Poi perché io ho dovuto scegliere questa macchina qui, la Buccaneer maledetta? Aspetta che completi il giro. Avanti, eccolo lì, eccolo lì. Dai, in curva. Dove cavolo sta andando? Per i campi? Avanti, 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 avanti. Vai così. Bastardo. Quegli altri hanno preso l'altra macchina. Non è giusto. Ho sbagliato io, ragazzi, a mettere le impostazioni di gioco. Quando c'erano muscle, muscle car, dovevo scegliere una di quelle, no? Ma che cavolo. Posizione 2 di 4. Questa si intraversa un po' troppo per i miei gusti. Però è già più bella come gara. Mi piace già molto di più questa rispetto a quella di prima dei trafficanti. Magari era la mappa anche che non era proprio perfetta. Vai così. Vai, corri, corri, corri. Sì, magari sono anche le mappe, perché ogni modalità poi ha 5, non li, sì, livelli possiamo dire, 5 punti della mappa differenti, quindi magari uno è più brutto, l'altro è più bello, quindi è da vedere. Se voi sapete qualcosa scrivetemelo subito sotto nei commenti, magari. Posizione 1 di 4. Dai, corri, corri! Con la macchina più distrutta del mondo. Guarda questi. Non vorrei che poi mi squalificassero. Vai così. Quell'altro, abbiamo preso un po' di vantaggio. Non so, ecco, il mio compagno di squadra che macchina abbia preso. Se come la mia o un'altra. Adesso guardo, questo qui è il penultimo giro. Non devo fare manco un errore. Vediamo un po'. No, questo mi viene addosso. Cavacca per fare la curva un po'. Dai, l'ultimo giro è in mano al mio compagno di squadra. Dai, qua curviamo, perfetto. Vai, corri, corri. Avanti, no, vedete, lui ha preso la muscle car, quell'altra. Come questa arancione. La Gauntlet, o come cavolo si chiama, non mi ricordo più. Io invece ho preso la macchina più sfigata del mondo, che derapa in una maniera incredibile. E comunque col mio compagno di squadra e io 6 di 6, posizione 1 di 4. Allora, come stiamo? Guarda che doppia quell'altro anche dalla minimappa. Potentissima la mia squadra. Guarda come esce in curva. E andiamo a vincere. Prima posizione, vincitore. Questa mi è piaciuta. Quindi il video per oggi si conclude qua. Come avete visto, abbiamo testato due nuove modalità competizione. Nei prossimi video testerò tutte le altre, quelle che mancano insomma, e poi magari altri, possiamo dire, livelli di queste modalità competizione. Adesso non mi ricordo se avevamo fatto il 2, poi magari farò il 3 e il 4. Ragazzi, cercherò quelli più belli e ve li porterò qua sul canale. Se voi ne sapete qualcuno già di bello, me lo scrivete subito, immediatamente sotto nei commenti, che io lo vado subito a provare. Arriviamo a 12.000 like. Commentate, condividete, continuate a dirmi cosa ne pensate di questo nuovo DLC. Qua da Bistard per oggi è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video.